Eccoci qua, ben trovati. Io sono a Camaiore, a Villa Bianca, insieme a un grandissimo musicista, autore e compositore. Lo riconoscete? Alessio Di Bono. Giusto? Sì. Perfetto. Perfetto, perché sono anche un po' emozionato. Di con chi hai collaborato, dai. Ho collaborato con tantissime persone, Vecchioni, ho fatto qualcosa con Renato Zero, Panariello, Zucchero. Abbiate pazienza. Hai scritto, che cosa hai scritto? Dici. Oh, no, ho scritto insieme ad altri, piccolo aiuto, e quella della Fiordaliso, non voglio mica la luna, ma voglio soltanto un momento. Ma vi rendete conto? Cioè, si viene, se io gironzo e chi ti trovo? A far piano basso. Ma perché? È una grande passione. Anzi, un grande allenamento. Ora io tra l'altro sto facendo l'artista di strada, perché è sempre stato il mio sogno. Che bello! Stato il mio sogno, perché una volta ho avuto la fortuna di parlare col grande maestro, Mogol, e dopo un attimo di smarrimento, perché è una persona immensa, bravissima, gli ho detto, maestro, come si fa a capire quando una persona è brava o no? E lui mi ha detto, vai su una strada, prendi una chitarra, se fai il cerchio, sei bravo. Quello è il termometro. Ma te altro che cerchio, Senti, sei social? Abbastanza, sì. Tuo profilo? Alessio Di Bono su Instagram e Alessio Di Bono su Facebook. Che bello, ma da quanto tempo è che te suoni? Allora, io sembro giovane, ho tantissimi anni. Dimostra meno di me. 40 anni che sono. 40 anni. Quanto avevi? 40, avevi 2 anni? No, avevo 20 anni, 40 anni fa, anzi, ne avevo 22. Addirittura. Ma è un ragazzo, questo è un ragazzo, ora 62 anni. Che bello, è veramente emozionante che fa l'artista di strada. No, è una cosa impressionante, io amo quel lavoro lì. Che cosa gli diresti te ora? Ai ragazzi che hanno voglia di fare musica? Che se uno è bravo non è vero la fortuna, perché ha avuto il grande maestro Zucchero e lui all'inizio era uno dei tanti, invece lui voleva riuscire ed è riuscito, e non ci credo che ci vuole la fortuna. Se uno è bravo che ha le qualità, più che altro ci vuole caparbietà. Uno viene fuori sempre. Bisogna lavorare. Ci credo in questo. Senti, in questo anno nuovo, la canzone per l'anno nuovo, quale? Piccolo aiuto. Sì, per chi ha bisogno, un piccolo aiuto. Allora ti dico grazie mille. Grazie a voi. E buon anno. Grazie tanto.